La poesia nel 400. Oh, vogliamo parlare di poesia in volgare nel 400. Secondo voi, quando parliamo di poesia in volgare nel 400, parliamo di poesia in volgare nella prima metà del 400 o nella seconda? Ma sicuramente nella seconda metà del 400, perché nella prima metà del 400 non scriveva nessuno poesia in volgare, l'abbiamo già spiegato prima. Cioè, proprio, non c'era proprio di. Non potremmo parlare di niente, insomma, se parlassimo della poesia in volgare, perché fino al 1460 la situazione è piuttosto bloccata. Quali sono le prime avvisaglie di una ripresa della produzione poetica in lingua volgare? Il 1440, quando un certo Giusto De Conti scrive un canzoniere intitolato La Bella Mano ed è una specie di imitatore di Emulo di Petrarca. Quindi, in un'età in cui tutti scrivevano in latino, questo tale Giusto De Conti comunque, no, scrive una raccolta di poesie in italiano. Oddio, diciamo la verità. Niente di che, cioè, non è che sia così importante e fondamentale nella storia della letteratura italiana, però è significativa questa cosa. Infatti, l'anno dopo ci fu la prima gara di poeti che dovevano scrivere delle poesie in italiano ed è il certame coronario. Ecco, questo è un altro passaggio fondamentale. Attenzione però. Nel senso che Leon Battista Alberti, che poi sarà quello che abbiamo già studiato, scrive la grammatichetta, la prima grammatica volgare, ecco sì, col finanziamento di Pietro di Cosimo de' Medici, indice una gara in cui i poeti dovevano appunto gareggiare e scrivere delle poesie in lingua volgare sul tema dell'amicizia. È un passaggio importante anche questo. Poi però le cose cambieranno e miglioreranno molto, dicevamo, nella seconda metà del XV secolo, soprattutto quando prenderà il potere a Firenze Lorenzo dei Medici, no? Quindi, come vedremo, sarà lui stesso un poeta, no? E si valorizzerà, ecco. Piccola introduzione a quello che stiamo per leggere. Si valorizzerà moltissimo in questo periodo la poesia popolare, no? Cioè, in questa prima fase, infatti, della ripresa della poesia in lingua volgare, potremmo dire fase edonista, Lorenzo de' Medici e Angelo Poliziano accentueranno il valore dell'amore, della giovinezza, della vita spesa fin quando è possibile. Sulla scorta di quello che loro stavano studiando nell'Accademia Platonica di Marsilio Ficino, essi danno un grande valore all'amore che deve essere vissuto così, spontaneamente, appunto nella maniera spontanea, tipica della poesia popolare. Ecco perché loro riprendono anche la poesia, popolare. E così scrivono delle poesie, appunto, di stampo popolare, no? Come appunto vedremo la poesia che leggeremo oggi di Angelo Poliziano, quelle che leggeremo la prossima volta di Lorenzo de' Medici, no? Quindi la canzone di Bacco, eccetera, eccetera. E poi, sempre parlando di questo rifiorire della poesia in volgare, dobbiamo dire che a un certo punto, quando si ristabiliscono i legami fra, diciamo, la corte dei Medici e quella degli Aragonesi, che erano state spesso in contrasto fra di loro, ma in una fase in cui Lorenzo de' Medici vuole riaprire i rapporti con gli aragonesi, che cosa fa? Dice a tutti i suoi poeti, artisti del suo circolo, possiamo dire quasi, era un mecenate, insomma, Lorenzo de' Medici, dice di fare un'antologia. Facciamo un'antologia di poesia italiana e spediamola appunto al sovrano aragonese. Viene chiamata così la raccolta aragonese, in cui si trovano poesie dello stesso Lorenzo de' Medici, di Poliziano, eccetera, e di tantissimi altri poeti che erano attivi lì a Firenze. Per non parlare poi di Matteo Maria Boiardo,
che invece lavora nella corte degli estensi, no? E che elaborerà un canzoniere importante, anche piuttosto sensuale, no? L'Amorum Libri, no? In cui anche qui approfondisce il discorso dell'amore, perché parla di amore proprio nel senso vitalistico, no? Quindi di soddisfazione della passione amorosa, quindi nel senso che se Petrarca era stato, quando parlava di amore, era sempre stato così molto molto generico, e invece Boiardo sottolinea l'aspetto dell'entusiasmo, dell'euforia e quasi quasi anche dell'eccesso nel senso sensuale ed erotico del termine. Poi, insomma, vedremo quale sarà lo sviluppo della poesia nel Cinquecento. Ma riguardo alla poesia, abbiamo dato una piccola introduzione, no? Giusto per capire in quali ambiti ci possiamo muovere. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.